Ciao a tutti amici e benvenuti a una nuova puntata di Cosa ho visto nel mese di dicembre. Di nuovo tutti i film che ho visto negli ultimi, diciamo, 31 giorni dell'anno, di quello che è stato il 2021, e quindi direi di partire senza perderci in preambolo. Ho iniziato il mese con Il Divo, un film di Paolo Sorrentino, fra i suoi migliori, una grande critica alla politica italiana, ma più in evidenza la storia della vita di la vita principalmente politica di Giulio Andreotti. Film bellissimo, a me è piaciuto davvero davvero tanto. Poi ho visto Gli amanti del Pont Neuf di Leo Scarà e in seguito ho visto al cinema Annette, il capolavoro di Leo Scarà, fra i migliori film dell'anno, un musical atipico, anacronistico, che mi ha lasciato davvero tanto, un film molto particolare ma molto interessante. Poi ho visto Arca russa di Sokurov, film russo di un'ora e mezza che è girato in un unico piano sequenza di appunto 95 minuti, un film complessissimo da architettare, da scrivere, da dirigere, proprio per questa sua particolarità di regia, ma davvero stupendo. Ho poi visto La prigione, film di Ingmar Bergman, non fra i suoi migliori, non mi ha fatto impazzire. La storia è abbastanza standard, è uno dei film minori, dei primi di Bergman, però comunque un buon film tutto sommato. Poi ho visto Junior, un cortometraggio di Julia Ducournau, la regista di Titan e di Raw, che sicuramente è minore rispetto a Raw e Titan, ma che si distingue dagli altri cortometraggi per un certo rigore, una certa semplicità narrativa che non si perde in preamboli o dialoghi inutili per raccontare la sua ottima storia, molto interessante. Ho poi visto al cinema un film molto particolare di Chai Ming-liang, Days, il suo ultimo film. È un film molto particolare anche questo, perché sono poche inquadrature, è molto lento, le inquadrature sono molto lunghe, silenziose, meditative, però è comunque un film che vi consiglio perché è davvero davvero bello ed è anche un po' strano, certo, come film. Subito dopo al cinema ho visto Scompartimento numero 6, premiato a Cannes con il premio della giuria. E anche questo mi è piaciuto davvero davvero molto, sicuramente fra i migliori film del 2021, una storia d'amore leggera, fresca, ma con un peso psicologico non leggero. Ho visto su Mubi Air Conditioner, che non mi è piaciuto affatto, che parla di questa città dove cadono tutti i condizionatori d'aria, appunto, e viene chiamato questo idraulico per scoprire cosa sta succedendo. La musica è molto bella, ma il resto no. Ho visto poi un film strepitoso, In the Mood for Love di Wong Kar-wai, un capolavoro, una storia d'amore di parole non dette, di mani che si toccano ma che non si legano. È un film che vi consiglio di guardare perché è davvero davvero bello, uno dei film più importanti degli anni 2000. E in seguito ho visto al cinema No Way Home di Spider-Man. Vabbè, non mi è piaciuto affatto neanche House of Gucci, secondo film di Ridley Scott, che ho trovato davvero tedioso e pesante, 2 ore e 35 di pura noia e di Lady Gaga e Jared Leto terribili, con anche una regia più spenta rispetto al solito. Mi spiace Ridley Scott, ma questa volta l'hai veramente cannata in pieno. Poi Le Belve, altro film che non mi è piaciuto di Oliver Stone, fra i suoi peggiori, una storia, un thriller molto standard. Poi ho visto Voyage of Time, documentario di 50 minuti, molto corto, di Terrence Malick, magnifico, con delle immagini spettacolari che indugia particolarmente sulla storia del nostro pianeta Terra prima dell'arrivo dell'uomo. Poi L'immagine allo specchio, film di Ingmar Bergman, molto molto bello, psicologico, introspettivo, profondo, drammatico, insomma mi è piaciuto davvero molto. In seguito ho guardato l'ultimo film che mi mancava per completare la filmografia di David Lynch. Chiaramente mi manca ancora da vedere la serie Twin Peaks e quindi mi manca anche Fuoco cammina con me, il film prequel, però Mulholland Drive appunto è uno dei suoi migliori film. Ho visto su Netflix The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che in italiano hanno tradotto con Se mi lasci ti cancello. Titolo pessimo per un film meraviglioso. Anche questo una storia d'amore molto strana che si basa sul concetto di ricordi, di percezione che abbiamo noi delle altre persone, di comportamento degli altri, di quelli che ci
circondano. È comunque un film davvero, davvero speciale e molto, molto bello e anche ben girato. Ho poi visto, era la vigilia di Natale, ho visto Natale sul Nilo. Poi ho visto Sucker Punch e anche stessa cosa vale per il remake di Old Boy. Poi ho visto al cinema Diabolik. Sì, mi è piaciuto, non è certamente un capolavoro, ma ho trovato la recitazione complessiva di livello molto molto basso. Si salva giusto Miriam Leone e Luca Marinelli e Mastandrea, che comunque la pagnotta casa se la portano. Specialmente Miriam Leone, che è molto brava, l'unica veramente veramente brava all'interno del film. Ho poi visto un film di Ridley Scott, Body of Lies, Nessuna Verità, un thriller molto standard, anche questo non fra i suoi migliori film, però comunque mi è piaciuto perché Ridley Scott ha sempre quella capacità di girare che magari altri non hanno in questi film qui. In seguito ho visto un film delle sorelle Wachowski, Cloud Atlas, che bah, sinceramente non mi ha fatto né caldo né freddo perché l'ho trovato eccessivamente criptico, eccessivamente lungo perché dura 3 ore, sono veramente troppe. E poi, non so, ho trovato questo intreccio così criptico e così caratteristico inutile qua. Ah, questo è veramente brutto invece, Cose nostre malavita. L'ho visto perché il regista Luc Besson non mi dispiace affatto, ma questo film è proprio brutto. C'è De Niro e si chiama Cose nostre malavita, appunto, parla della mafia, ma ne parla in maniera parodistica, sembra quasi una parodia fatta male di quei bravi ragazzi. In seguito ho visto un altro film che non mi ha fatto né caldo né freddo, ovvero Crimson Peak di Del Toro, Guillermo del Toro, e anche questo non mi è particolarmente piaciuto, anche perché i fantasy non sono proprio il mio genere, però Del Toro è uno che li gira molto bene, in questo caso mi è piaciuto meno che le altre volte. Poi ho visto un thriller di Michael Mann, ovvero Black Hat, thriller informatico che non mi è piaciuto molto proprio perché è un thriller informatico che è un argomento che sinceramente a me, che sinceramente io ne faccio anche a meno. È un thriller ben girato sicuramente. Snowden, un film girato molto male, se devo essere sincero, sulla storia di Edward Snowden, questo tipo americano che era nella CIA, molto bravo ai computer, anche lui, però mi è sembrato classico biopic, il classico film biografico molto molto standard. In seguito ho visto un film, ma questo qua è davvero davvero terribile, ed è We Can Be Heroes di Robert Rodriguez. Supererò i bambini e potrei anche finire qua il commento. Fa schifo questo qua, veramente. Amores Perros di Iñárritu. Questo sì che mi è piaciuto. Un film incalzante, nonostante le sue 2 ore e 40 di durata. Thriller molto molto potente, grezzo, dark, poco raffinato. Abbastanza pesante come regia, intendo, non è una regia delicata e leggera, è una regia che ci va giù abbastanza pesante, però ha un'atmosfera molto molto ben architettata, mi è piaciuto e non poco. Poi ho visto Tu e Pardonné, film di Mia Hansen Love, che ha fatto ultimamente Bergman Island, film che mi sono perso purtroppo al cinema, che non l'ho capito, non perché la trama sia difficile, ma perché era in francese sottotitolato in inglese. Però, insomma, non è male come film, ecco. Poi ho visto un horror, La casa dei mille corpi, ci avviciniamo alla fine, un horror abbastanza bello, anzi senza abbastanza molto bello, di Rob Zombie, uno che li sa girare molto bene gli horror già dal cognome. Ho poi visto un film, il mio primo film che vedo di Satyajit Ray, regista classico indiano, che firmò in 3 anni tre dei più grandi capolavori orientali di sempre, ovvero Aparajito, Apur Sansare e Pater Panciali, che invece in questo Santone, che è uno dei suoi film minori, mi è piaciuto. Un film corto, dura solo 1 ora e 5, però film bello. Poi ho visto un film di Christian Petzold, ovvero Undine, che è una storia d'amore bella, ben costruita, ben architettata, molto ben girata. E poi ho terminato l'anno con questi 3 film, ovvero 32 Agosto sulla Terra, un film di Denis Villeneuve fra i suoi primi e anche molto molto bello, non dei suoi migliori,
che mi è piaciuto davvero davvero tanto, girato benissimo, la storia un po' ogni tanto traballa, ma ci sta. Il Codardo, altro film di Satyajit Ray minore, bello, sì, ci sta. E poi alla fine ho visto Il Primo Re, film recitato in proto-latino, latino arcaico, sulla storia della nascita di Roma, italiano, ben girato, con una bella atmosfera, molto, diciamo, provvisoria. Sembra molto posticcio come film, però funziona. È violento perché comunque a quell'epoca non erano degli stinchi di santo, però bello, uno di quei film italiani che cambiano un pochino la solita situazione di commediole abbastanza stupide. Il video finisce qua, noi ci rivediamo alla prossima puntata del prossimo format, quindi ciao a tutti!